Lei non ha voluto rispondere al giudice che l'interrogava, dice che si riservava di farlo in sede competente. Non è che non ho voluto rispondere, ho chiesto semplicemente di parlare con il titolare dell'istruttoria, perché il giudice interrogatorio che è venuto a interrogarmi addirittura mi ha portato un foglio dicendomi che le due persone che mi accusavano erano Pandico e un tizio che adesso non sento più che mi accusa, almeno non mi sembra che ci sia un certo D'Agostino, che io non conosco, non so chi sia, ma allora mi era stato riferito questo. Al che ho detto, visto che bene o male, dico, questa istruttoria è stata chiusa abbastanza velocemente, non pensavo che così fosse, dico, prima o poi ci sarà l'opportunità di farmi interrogare personalmente. Anche perché avrebbe potuto darmi, pensavo, speravo, qualche delucidazione di più in merito. Cosa che invece era un fogliettino dicendo lei è accusato da Tizio e Caio di appartenere alla NCO. Comunque tengo a precisare che io, due sono i motivi che mi spingono a difendermi con tutte le mie forze in questo processo. Primo ovviamente per dimostrare l'innocenza mia, perché questo qui è un processo che mi fa vergognare, ne ho fatti di cotti e di crude, nonostante tutto di essere in questo processo mi vergogno. Ovviamente anche perché la posizione di mia moglie è diciamo legata a filo doppio alla mia, insomma è inutile negarlo, e quindi è un motivo in più. Motivo che è poco inerente forse alla mia posizione giuridica e assolutamente nulla a quella di mia moglie, è per riabilitare un po' la memoria di Turatello, perché questa massa di sporcaccioni gli ha buttato tanto di quel fango addosso, che Turatello era mio amico, mio fratello, mio compare d'anello. I fatti di cui io posso essere a conoscenza di Turatello sono senz'altro superiori a quelli che chiunque altro può sapere in quest'aula, e quindi mi sembra che gliene hanno dette dietro di tutti i colori, e mi sembra oltretutto su una persona, l'hanno fatto con parecchia gente, l'hanno fatto anche con Valanzasca, ma Valanzasca in questo momento si può difendere, Turatello non lo può fare più. Comunque passando specificatamente a queste accuse che vengono fatte da Pan. Poi mi dovreste ricordare un momentino, volta per volta, i nomi, perché sennò non me li ricordo, perché nemmeno li conosco. Pandico, sì, Pandico l'ho conosciuto, e io tengo a precisare, prima di parlare di Pandico, di una cosa sola, che fra tutta questa gente che ha uno di questi personaggi, questi massimi esponenti così stabiliti, un po' da quelle che possono essere i procedimenti in corso e più che altro da quello che può essere una campagna di stampa, c'è Marco Medda. Marco Medda è un mio carissimo amico, un amico fraterno che conosco da 1968, 67, 68, quando la NCO, almeno per quello che mi risulta, non era nemmeno ancora negli annali della cronaca giudiziaria e non era nemmeno nell'inventiva di dover essere creata. Marco Medda è un mio amico, era mio amico allora, è mio amico, lo è rimasto il momento che si dice che sia entrato nella NCO, lo è tuttora, e mi auguro e spero che lo sarà negli anni a venire. Questa è l'unica persona di contatto vero e proprio che ci potrebbe essere fra Valanzasca Renato e la NCO. Pandico è una persona alla quale io a Marco Medda avevo detto dopo due volte che l'avevo visto nel passeggio. A parte un elemento che non mi piaceva solamente per come si presentava, girava sempre con la sua cartellina così, un tipo che voleva fare tutto il sabutello, e non so, molto probabilmente ci sa fare con la macchina da scrivere, ma è convinto di essere un saccente che sa tutto di tutto, e quindi era una persona che non, cioè era quello che mi voleva andare a insegnare a rubare a me, quando da rubare ci sono andato da ragazzino, quindi questo era un tipo che poteva insegnarmi giusto appunto come si fanno le truffe, mentre invece aveva la. E a me non è mai piaciuto come elemento, cioè senza avere. Poi per altre discussioni avute tra me e il Medda, avevo avuto anche in più di un'occasione possibilità di dirgli e di ripetergli che, dico, per me questo è infame, se non è oggi, domani lo dimostrerà. Medda, dopo tutte queste cose, non potrà altro che mordersi le dita che darmi ragione. Quindi di questo Pandico non so cosa dire. C'è stato solamente una volta, appunto, parlando di, non mi ricordo, ma comunque discussione banale, nella quale voleva sempre mettere i puntini sugli e voleva essere categorico in ogni punto, che l'ho preso un po' di brutto nel passeggio, appunto eravamo io, lui, Medda e qualche altro, che sempre gente che sembra che sia sempre affiliata alla stessa associazione.
Quindi dico, con Panico non ho mai avuto niente più di questo. Di Panico ci sarebbe magari da vedere un momentino per quello che riguarda sia quello che ha detto lui che per quello che ha detto Barra a proposito delle pistole e compagnia bella, ma di quello sarebbe meglio parlare in un'altra occasione e con questi signori dopo chiedere i confronti, anche perché ci sarà l'opportunità. Il signor Pandico, che sembra che a me onestamente sembrava lo scopino della situazione, qui invece è assurdo a boss, è diventato l'onnisciente di Cutolo. Io posso dimostrare, forse meglio di me, anzi senz'altro meglio di me, lo potrà dimostrare Astorina, perché Astorina è stato l'ultimo ad avere una di queste pistole tra le mani, che Pandico non sapeva assolutamente niente. Pandico era, contava come il 2DP. Comunque questo qui, siccome non posso dirlo adesso, non per niente, non per mancanza di correttezza o di fiducia verso la Corte, ma semplicemente perché quelle che sono le mie dichiarazioni di adesso, Pandico le saprebbe, se non fra 5 minuti tramite i carabinieri, senza dubbio le saprebbe domani dai giornali, e sarebbe preparato a trovare delle contropartite, mentre invece avendolo davanti non potrebbe più inventarsi niente, perché dovrebbe affermare delle cose che potrei categoricamente smentirgli, con prove alla mano, non a chiacchiere come fino adesso ha fatto lui. Comunque di Pandico non ho altro da dire, non so se sia Avassara Barra. Siamo a Barra, sì, Barra lo conosco personalmente, tengo a far presente che mi ha scritto parecchie cartoline ancora prima che lo conoscessi, chiamandomi compare Renato. Io in una cartolina gli ho anche risposto, dico, dandomi del voi, come è uso parlare, diciamo, in meridione in determinati ambienti. Io ho l'abitudine di dare del tu a tutti quanti, non... E oltretutto la storia di compare, così, è una cosa che mi fa piuttosto ridere, perché il compare oggi c'è, domani non c'è, oggi compare, domani scompare. Questo qua è un fatto che io facevo presente anche sulla cartolina, quindi dicevo, senti, diamoci del tuo e evita il compare, che non lo siamo. E ciò non voleva per me mancare di rispetto o sminuire l'elemento, propriamente perché non rientra nel mio modo di vedere, nel mio modo di fare, nel mio modo di parlare. In seguito l'ho conosciuto a Nuoro, e a Nuoro sono stato faccio il mea culpa, che sono stato un emerito cretino che gli ho salvato la vita quando c'era gente che lo voleva uccidere non molto distante da me, ed è per questo che ho potuto impedirlo, perché Claudio Gatti, per una discussione loro, per una storia che questo qui faceva, c'ha un po' la mania di fare, faceva sempre lo stupidello con una penna o un qualcosa in mano, faceva la scena di avere un coltello e tirava di coltello. E una volta da me dovevo andare a un colloquio, mi ha sporcato con la penna la camicia, gli ho tirato due schiaffi nel passeggio e la cosa si è messa in mezzo, appunto c'era Marco Med, altra gente, ma Renato non è il caso, lascia perdere, insomma è un amico, dico senti, con me non ci scherzare più in questa maniera, ed è finita lì la cosa. È successo con Claudio Gatti, il suo carattere l'ha portato a morire, perché era un carattere un momentino più impulsivo di quello di Vallanzasca, e Claudio Gatti lo voleva uccidere. Al che sia io che Med, ma sì, lascia stare, fin dei conti ormai l'avevo conosciuto un po' meglio, avevo visto che sì, era un po' così, ma tutto sommato non lo reputavo un cattivo elemento, cioè non mi piaceva, ma non per questo lo volevo morto. E quindi si è evitato di, cioè quantomeno ci si è messo in mezzo per evitare a sto Claudio Gatti, che già accavallato scendeva giù nel passeggio per... Questo qui è per quello che riguarda i rapporti diretti fra me e Pasquale Barra. C'è un particolare che Barra molto probabilmente non menziona perché non gli fa piacere ricordarlo. Il giorno che lui è arrivato ad Ascoli Piceno, che dopo 3 o 4 giorni si è isolato, lui ha fatto una traduzione da Pianosa per Ascoli Piceno, e combinazione l'ha fatta con un altro detenuto, si chiama Sandro Pinti, che è un brigatista, il quale durante la traduzione il Barra ha detto a questo Sandro Pinti, fa, mi ha chiamato compare, riferendosi evidentemente a compare Cutolo, perché devo sistemare una volta per tutte definitivamente Vallanzasca. Questo gli fa, ma che cosa vorresti dire? Dice niente, dice, Vallanzasca, da che arrivo io 48 ore è un uomo morto. Questo Sandro Pinti non lo conosco, ci si conosce al limite di nome, non mi è venuto a dire niente, a parte perché appena arrivato lui è stato messo al piano di sotto e non al piano di sopra dove eravamo noi.
due o tre giorni dopo, nel giro di due o tre giorni, lui è salito nella sezione di sopra. Non so neppure se fosse il giorno prima, il giorno stesso, il giorno dopo che Pasquale Parra se n'era andato alle celle. Però questo, nonostante tutto, me lo presentano perché era amico appunto dei genovesi, era amico di Daniele Lattanzio, difatti è andato in cella con Daniele Lattanzio. Non mi dice niente, però altri, tipo Daniele Lattanzio e Cesare Chiti, mi dicono, c'è Renato, dice, ma sai che cosa ha detto il Parra mentre veniva insieme? Vabbè, un povero deficiente, vorrà dire che in una situazione susseguente, perché non pensavo che sarebbe arrivato a fare il pentito, dico, gli chiederò spiegazione anche di questo, perché nel frattempo erano successe determinate altre situazioni per la quale è stato un po' protetto da, non lo so da chi, comunque da persone che evidentemente erano del suo giro, lasciatelo perdere, un tipo fatto così, perché il signor Pasquale Parra avrebbe dovuto morire magari già da un annetto prima, ancora che lui andasse isolato. Ma questo non perché lui adesso dice, ha rilasciato una dichiarazione sul giornale, mi volevano ammazzare per chiudermi la bocca. Nessuno, a me, quello che poteva parlare, tranne che poi si vada a inventare queste storie, io non avevo nessun motivo di chiudergli la bocca. Avevo invece un motivo di fargli pagare quelle che sono le infamità che nelle carceri elementi del genere fanno spesso e volentieri, di fatti che poi non so, di Raffaro che l'ha fatto stare 3 mesi isolato a Pianosa, che i Mario Rossi si hanno preso, hanno fatto le battute, dice domani ti ammazzo davanti alle guardie, tutto per farsi portare via, per far perquisire la cella di Rossi, fa, ah, tu c'hai il coltello, ti faccio vedere io, insomma cose del genere. E più oltretutto poi dopo che sono venuto a sapere quel fatto, dico, la prossima volta non ce ne sono più di Cristi né Madonna, non ci può essere più nessuno che si mette in mezzo per tenergli le parti, perché dico, la prossima volta va a finire male, c'è la discussione come va. Parlare di Catapano ora? No, vuole continuare con Parra? No, sì, perché questo Parra qua è interessante, cioè, a parte la motivazione che dà, non so se gliel'avete chiesto alla gente che mi avrebbe portato le armi, quale doveva essere la contropartita. Questo è, cioè, mi sembra un mezzo comune a tutti quanti questi signori qua, di tentare, indipendentemente da quello di accusare o non accusare, fatti commessi o non commessi, dico, tralasciamo questo fatto, no, c'è proprio l'intento di infangare anche a livello che non comporta più il personaggio stesso che viene accusato, ma anche quello dei familiari, non so, un San Filippo non più tardi di un paio di mesi fa, 3 mesi fa, Novara ha detto, come tua moglie ancora, dice, vabbè, magari il termine è un po' pesante, comunque parlava di termini. Mia madre mi ha detto, ma quella brava donna, per non dire, quella puttana di tua madre, dice, non so, mia madre è una donna anziana, vecchia, dico, non vedo che... E cioè, di sempre continui riferimenti. E qui dice che io gli avrei minacciato, passando gli avrei minacciato, e mi sembra che anche che i carabinieri, magari ci sia stato qualcuno che era d'accordo. Mi spiace che non ci sia quel carabiniere che dica cosa questo signore, in effetti gli ho fatto una mezza battuta. A parte che quello non si può aspettare niente di più da me, non è che si possa aspettare i mazzi di rose. Però oltretutto quando sono passato dice, come hai portato tua moglie ad eseguire del fellatio, per non dire il termine più volgare che potevo usare, un elemento del genere, pure a Napoli, dice, non ti bastava fargliela fare a Milano, pure a Napoli dovevi portarla a fare. Dico, quindi, questo qui è un... penso che il Parra, insomma, per fare determinate affermazioni, anche su quello che può aver saputo, quello che non può aver saputo, mi fa solo ridere, perché... Le pistole erano mie, sono arrivate a me, la NCO non c'entrava niente, io sta NCO non ho mai avuto niente che spartire. C'è una persona della NCO che, se viene riconosciuta come tale, poteva sapere, ed era Marco Med. Comunque sembra che tutti sapessero tutti da una vita, sembrava che era una cosa che... Le pistole sono arrivate a me, le ho avute in mano io, dopo che le ho avute in mano io, ne ho parlato con Marco Med. E ovviamente prima di Marco Med... Per fare un esempio, l'ha saputo Cocchi Srossano, che era in cella con me, che era un mio coimputato, un mio amico, un mio fratello, e non aveva niente a che spartire lui, tant'è vero che non è imputato con la NCO. Il discorso è questo, perché il riferimento alle armi è esclusivamente del Parra? Di Parra. Oh, ecco, allora sistemiamo sta storia delle armi. Le armi è una dimostrazione, penso che
se c'è un curriculum vitae che può parlare per l'imputato, è quello dei propri comportamenti in una serie di circostanze. E io ho sempre dimostrato, prima di tutto, solamente il fatto di avere un capo in testa che si chiami Cutolo, con tutto il rispetto, non l'ho mai potuto sopportare. Non ho mai detto di sì a mio padre e mia madre che mi hanno creato. Quindi non potrei sopportare un fatto di avere un qualcuno che mi dica anche, posso accettare un consiglio di un amico, non più di tanto. E per quello che riguarda invece questi signori, che sembra che sapessero tutto, per le armi assolutamente non poteva sapere niente nessuno, dopo è facile dire, però siccome ci sono dei riscontri oggettivi, nessuno semmai gli è mai venuto in mente di dire da quanto tempo sapeva che erano arrivate queste armi, da quanto tempo io avevo contattato la Damo, che queste, doverlo dire, doveva significare scontrarsi con poi quelli che sarebbero stati riscontri oggettivi del processo che c'è in piedi ad Ascoli, perché ad Ascoli ci sono dei riscontri oggettivi di macchine ritrovate tali giorni, non così, ma ci sarebbe un giorno preciso nel quale è stata trovata un'auto nella quale la gente dichiara di aver ritirato le pistole. Lo stesso agente, reo confesso, non l'ho accusato io, si è accusato lui, oggi ne parlo perché lui che si è autoaccusato di questo fatto. Quindi lui dice il giorno che le ha prese, ma indipendentemente dal credere o non credere alla sua parola, che conterebbe il meno, è stata ritrovata un'auto. Ci sono dei riscontri oggettivi che però il Pandico e il Bar e Compagnia Bella non possono sapere, però dicono che loro sapevano da una vita che dovevano arrivare queste armi. Nessuno semmai si limitano a dire una vita senza stabilire un mese, 15 giorni, 20 giorni, un mese. Sembra che queste armi fossero, andassero e venissero. Questo non lo dico della difesa di questo povero disgraziato, della Damo. Questo è un cretino, è stato messo in mezzo dal sottoscritto senza bisogno di nessun altro. Io non ho bisogno, ho la lingua abbastanza per condire di elementi così stupidi, ne posso condire non uno ma 100 per volta, e lo dimostra il fatto che dopo questi fatti, io li ho avuto a Spoleto le armi, le avevo avute prima a Milano, e sempre io, non NCO o NKO, io e basta. Quindi dico, e mi dà fastidio che non mi vengano riconosciuti i meriti o dei meriti che essi siano, perché il venirmi a dire che c'è stato un qualcuno che in qualche maniera ha agevolato, io adesso se ci fosse gente, parlo di agenti, guardie e compagnia bella, visto lì che poi ha messo preti, suore, ha messo in galera tutti quanti, dico che potesse in una qualche maniera agevolare queste persone, non lo so, non mi risulta. Dubito a credere per il semplice motivo che l'ha detto un elemento tipo Pandico, quindi dico, non dovendo credere a Pandico o a Barra che hanno detto cose nei miei confronti che non sono assolutamente vere, sono propenso a non credere nemmeno al resto. Comunque lei dice che tutte queste operazioni sono state svolte da solo, cioè da lei solo, senza il supporto di nessuna organizzazione? No, assolutamente no. E lei comunque come ha potuto, perché naturalmente ha dovuto svolgere un'opera di corruzione per convincere queste persone a prestare il loro aiuto per portare queste armi? Non avevo bisogno di ricorrere a Cutolo comunque. No, io oltretutto... Naturalmente è un fluido magnetico, come ha fatto insomma? Come ha convinto la Damo a portarle le armi? Vabbè, ma sarebbe... mi si potrebbe chiedere come li ho convinti a Spoleto, questi qua sono fatti miei, non mi sembra il caso di doverli mettere in piazza, perché sono... c'è una cosa, in partenza è un dato di fatto che dalla prima volta che mi sono state portate a Milano, e non mi riferisco all'evasione perché c'era anche delle armi in precedenza, quindi a me è la quinta volta che mi portano le armi in carcere, e le hanno sempre portate a me, quando me le hanno portate a me la NCO non mi risulta che nemmeno esistesse, quindi io... oggi come oggi do a un agente che mi favorisce in questi termini, prima di tutto una cosa, una garanzia della Madonna che non sarebbe mai stato arrestato. La Damo, il suo nome, tutta questa gente lo fa dopo che la Damo ha confessato, perché il nome di Adamo, io me lo ricordo come Adamo, non so come si chiama di nome, solo io lo conoscevo, nemmeno quelli che erano in cella con me lo sapevano. Quindi dico, questa garanzia che in partenza do a un agente, dovendolo contattare, gli fa già di gran lunga abbassare la guardia. Se comunque poi deve dare anche una garanzia economica, insomma. O no? Beh, la Damo non penso che dica che da me abbia preso molti soldi. In ogni caso, quello che dice si tirerebbe la zappa sui piedi. Insomma, io... le spiego il perché di questa domanda. Prego. Perché è semplicemente riferita all'attuale. C'è una rassata, abbiamo stabilito che... ben chiaro. E questo qui precisamente, cioè praticamente lei in
questo tipo di attività si presume che abbia bisogno di denaro per corrompere gli agenti in modo da farsi portare le armi. Allora, questo denaro da dove le proviene? Ma in partenza si presume che l'agente è convinto che io abbia i soldi, cioè non l'agente, sì, la guardia, certo, è convinta che io possa disporre di mezzi. Questo è una garanzia per me nei confronti della guardia, cioè sai in partenza... Sì, è logico. Questo qui per me è già un punto a favore, che per intavolare un determinato discorso dico io, dimmi quanto vuoi. Ma sì, ma no, insomma, poi sono tutte... C'è un'opera di convinzione che può partire da determinate... E quando un agente si sbilancia fino a un determinato punto, allora se in caso dopo dovesse tirarsi un momentino indietro, si può ricorrere, come nel caso della dama in un secondo tempo, magari anche alle minacce. Cosa non... Lui non l'ho mai minacciato in una prima fase della trattativa. Quando magari hai cominciato a dire ma sai così, beh, a questo punto io potevo magari disporre dell'indirizzo della famiglia, dell'indirizzo della sua donna, della sua ragazza, quindi diciamo ho usato come completativo nella mia opera di convinzione anche quel fatto di dire senti, ormai così prendi i soldi, non fai così ci potrebbe andare di mezzo anche qualcuno che ti è caro. Questo è stato... E ci siamo d'accordo su questo. Per i soldi, io alla dama non ho dato niente, non credo che... Poi c'è Pasquale Barra che dice già come l'avrei pagato, mi sembra... No, per questo volevo sapere da lei, perché Barra dà un certo tipo di versione, lei l'ha smentita. Cioè, Barra? Barra ha dato un certo tipo di versione del... Ma non parliamo di questo perché dovrei offendere anche con lei. Ci siamo d'accordo, lei l'ha smentito, però... Giustamente quel tipo di pagamento e quindi eliminato. Boh. Ora c'era un'organizzazione esterna, c'era un'auto, c'erano le pistole che si comprano. E tutto sommato la domanda con questa, il denaro per farlo. Io questo ferma, diciamo che è una specie di catena di montaggio. Io ti corrompo perché tu vada fuori a prendermi quell'auto, quindi bisogna comprare le pistole, qualcuno gliela deve procurare, bisogna procurarsi la macchina, bisogna procurare le persone che da fuori portano la macchina in quel posto. E questo? Sì, ma questo qui è, insomma, mi sembra che io non... Costa. Dico lì che voglio sapere i soldi, chi glieli ha dati? I soldi sono miei, fino a prova contraria non è che ancora sia... Non sono ridotto alla fame, insomma, ancora c'è... Vabbè, noi volevamo una risposta su questo punto, non... Beh, in ogni caso, dico, i soldi che ha avuto la dama non sono di nessuno, perché non ha preso una lira. Nel caso dell'Adamo specifico. Va bene, comunque non è. Nel caso di Spoletto ho tirato fuori i soldi e li ho tirati fuori io, non li ha tirati fuori nessun altro. Che è susseguente al fatto. Va bene. Vogliamo continuare poi? Dunque poi c'è Catapano. Questo qua mi sembra che è quello che dice che mi ha conosciuto a Pisa. Allora io onestamente ho sempre detto anche con gli altri compagni di gabbia di questo tizio non l'ho mai conosciuto, come ho detto di tanti altri, e questo qui evidentemente avrà un riscontro preciso per dirmi che mi conosce a Pisa. Poi però, certo. Sì, prego. Però per dirmi che mi conosce a Pisa mi sta benissimo, però mi può aver conosciuto solamente nel 1977. All'inizio io sono andato al centro clinico che ero ferito, quindi io sono stato fino al maggio-giugno 77. E a questo punto dico io non so, a quei tempi esisteva già la NCO, perché questo mi accusa di essere far parte della NCO, io ancora non l'avevo sentito nominare, cioè per me Cutolo era uno che la prima volta che l'ho sentito è quando ha fatto un'evasione con l'esplosivo che avevo sentito dai giornali e alla televisione, cioè per me quello rappresenta Cutolo, la NCO l'ho sentita solamente molto tempo dopo. Poi abbiamo Riccio. Cosa dice? Non me lo ricordo. Riccio? E lo vogliamo rileggere. È solo un riferimento per la verità. Sì, beh, ma non possono fare niente di più, eh? Sì, 33. Riccio dice di non conoscerla personalmente. E anzi dice non mi risulta che abbia mai fatto parte della NCO, anzi ho saputo che quando erano entrambi detenuti ad Ascoli il Cutolo intendeva prima servirsi del Vallanzasca per far uccidere alcuni siciliani e poi uccidere a sua volta il Vallanzasca stesso. Queste sono notizie di riferimento. Sì. Comunque dico, anche per questo fatto mi sembra Vallanzasca il pluriomicida, non ci sono problemi. Vallanzasca
È un tipo che nel carcere ha ammazzato una sola volta, esclusivamente una sola volta, nei confronti di Massimo Loi, e ci tengo che nessuno se ne appropri dei meriti o dei demeriti di Massimo. Massimo Loi l'ho ucciso io per questioni mie. Il fatto che riguarda poi di Sganzerla parleremo dopo, che anche questo è piuttosto comico comunque. Sì, vabbè, gli altri dicono ben poco, Leonardo ed Esposito fanno solo dei riferimenti, quindi possiamo parlare di Sganzerla se si vuole parlarne. No, Sganzerla, ecco, Sganzerla praticamente fra le tante cose, lui faceva parte della, fra virgolette, panda valanzasca. Ma diciamo che Sganzerla, poi ci sarà modo di vederlo qui, vi consiglio comunque di dargli un talving. Perché lui ha una mano offesa e io parlo nel 1900, non mi ricordo quando l'ho conosciuto, nel 79, nell'80, nel 78, 79, 80, aveva avuto un'operazione ai tendini, lui praticamente per quello diceva che il medico gli aveva prescritto di fare praticamente al dolore avrebbe dovuto fare delle punture di talvi. Non discuto che le prescrizioni mediche fossero quelle, fatto sta che più di una volta ho avuto discussioni ad Ascoli, perché io sono stato in cella con questo ragazzo ad Ascoli e anche a Milano, e a Milano addirittura ho minacciato le guardie per non fargli dare questa, perché i suoi dolori per lui ogni 10 minuti aveva bisogno di un talvi, e siccome io l'ho visto paio di occasioni nelle quali mi diceva Renato sto impazzendo, dico vabbè fategli la puntura, se effettivamente sta male, guarda Roberto, dico Roberto guarda, non andare avanti, ti rovini con sta roba, no sto impazzendo, sta male, fategli sta male. L'ho visto andare in deliquio, perché io l'ho visto delirare in cella, ho visto la bajour si muove, cose del genere. A quel punto gli ho detto senti male o non male, non mi rompere le palle, sennò ti do una martellata in testa, te lo do io un sonnifero che... Quindi dico io più di questo rapporto con lui, conoscenza avuta in carcere, un ragazzo sfortunato perché so che bene o male è stato anche in carcere per rapina, è andato a prendere qualcuno in galera, magari lui non lo dice perché gli arriva qualche mandato di cattura, comunque so che è andato a prendere dei ragazzi detenuti, e quindi per me era un ragazzo da rispettare, indipendentemente dal fatto che poi avendolo conosciuto poteva essermi simpatico o meno, però era un ragazzo da rispettare perché sapevo chi era ancora prima di conoscerlo, lo sapevo perché c'erano dei suoi coimputati, tipo, non mi viene in mente, Cristiano Antonio, un ragazzo che era, lo diceva lui, è il mio capo, e questo ragazzo mi aveva parlato di sto Sganzerla a Roberto ancora prima che io lo conoscesse, dice guarda veramente un ragazzo a modo, un ragazzo a posto, vai tranquillo, un ragazzo non ti tradisce mai, le ultime parole famose. Comunque, e fatto sta che io ancora prima di conoscerlo di questo ragazzo avevo un'ottima opinione, conoscendolo vedevo che era un tantino avvinazzato, che magari qualche coltellata l'ha pure rischiata, perché spesso e volentieri dava troppa confidenza alla bottiglia del vino. Vedendolo in determinate situazioni, oltretutto che faceva uso abuso di questo talving, e se non c'era talving alla fine gli andava bene anche la candeggina, insomma qualcosa doveva mettere giù. Me l'ero diciamo inizialmente preso a cuore, in effetti è vero che quando dice lui che io protezione, lui usa un termine che non mi piace, quella la lascio fare a determinate persone che la fanno nei confronti delle signorine che camminano sui marciapiedi, però effettivamente c'è stato un mio interessamento, non in una sola volta, e non solo nei confronti dei genovesi come dice lui, perché anche è vero che nei confronti dei genovesi con gente che potevano essere non magari il Chiti in persona, però qualcuno sempre molto stretto legato a Cesare Chiti, avevo detto senti povero ragazzo lascia perdere, questo anche nell'ambito del carcere di Nuoro dove c'era Chiti, c'era Dongo, insomma, ho detto lasciatelo perdere. Poi ho saputo che ha fatto delle altre fesserie, sempre ai genovesi le armi, non le armi, ci penso io, non ci penso io, alla fine gli aveva dato un indirizzo che rispondeva a un negozio di ceramiche, non so che questa gente, cioè pur di dare qualcosa per farsi vedere qualcuno aveva dato un numero di telefono, questo me l'ha dato Turatello, non so. Quello che mi dà fastidio anche nei confronti di questo, che sono tanti, perché qui c'è gente che ne attinge a piene mani, però di questo qua che mi sembra che parli anche di Turatello, e questo è un fatto che signori miei non posso permettere, perché qua a Turatello gliene hanno buttate addosso di tutti i colori, a partire dai Melluso, dagli Andrea Villa, ecco, non
Mi risulta che sia un testimone questo. È un testimone, non è imputato. Mi diceva l'avvocato appunto che anche questo, perché io tra parentesi avevo chiesto i verbali per potermi rendere conto un momentino, perché io fino ad oggi non sapevo, mi sono stati portati i verbali di appunto di sto Sganzerla, che tra parentesi mi c'era una pagina sì e una pagina no, gli ho chiesto conto all'avvocato, mi fa non so come può essere successo. Comunque mi sembrava che nemmeno Sganzerla, dico, ma io il nome sul verbale di Sganzerla, il mio nome non l'ho nemmeno letto. Invece mi ha portato quelli di Andrea Villa mi sono stati dati ieri sera alle 11, perché prima diceva che dovevano passare alla censura, dall'altro giorno che mi erano stati consegnati l'avvocato mi sono stati dati solamente ieri sera alle 11. Li ho letto stamattina un momentino dalle 5 che mi hanno chiamato fino alle 6 e mezza, 7 meno un quarto, quindi ne avrò letto una quindicina, 20 pagine, fra tutto c'era un cancelliere che scriveva pessimamente. E niente, ho letto, appunto ho sentito più volte fare riferimenti guardia spalle, non guardia spalle. Io non so, qui posso essere credibile o non credibile, però io quando ci saranno questi signori posso dare dei riscontri, sia con il signor Andrea Villa, sia con il signor Gianni Melluso. Loro Turatello non l'hanno mai conosciuto, loro l'hanno conosciuto in carcere. Melluso non sapeva, andava chiedendo presentazioni per Turatello. Dice, tu sei amico di Turatello, scrivi che io ci metti i saluti, sai, è una persona che ho sempre ammirato. Quindi dico, ci sono dei riferimenti specifici. Il signor Andrea Villa che dice, lui guardia spalle, ma questo qui faceva parte, giornali alla mano, dicono faceva parte della banda Lanzasca, non ho mica capito. Io e Turatello eravamo in guerra quando eravamo fuori, com'è possibile che facesse parte? Una volta piede in una scarpa, un piede in un'altra. Quindi evidentemente, perché? Non lo so, prima di tutto con lui è molto semplice, questo effettivamente era una potenza, era un big. E viene comodo, era un personaggio che... per quello che era, per il carisma che aveva, faceva molto più richiamo del non il personaggio Vallanzasca, quindi oggi oltretutto quello non si può nemmeno più difendere, diventa piuttosto semplicistica, gliela diamo sulla schiena, tanto quello non potrà mai dire niente a sua discolpa, che poi indipendentemente se ne avesse avuto voglia, perché non penso che Turatello avrebbe mai fatto un verbale per smentire degli esseri del genere. Comunque, propriamente perché non c'è? Cioè, visto che mi preme soprattutto questo... Andrea Villa, perché Andrea Villa a quanto pare non dice niente nei miei confronti, mentre invece Andrea Villa era una persona che mi era a me vicina, e vicina per determinate circostanze che sarebbe meglio che chiarisca lui, perché sennò a me mi toccherebbe fargli delle chiamate di coreo, quindi sarebbe meglio lui che dica in quali circostanze gli sono stato vicino, per quale ragione. Dovrà, magari gli chiederò, gli farò io, se mi permetterete, delle domande specifiche su determinati riferimenti a fatti dove ci sono stati anche degli eventi luttuosi in Milano, che lui invece asserisce che negli stessi periodi era una persona estremamente a contatto con Turatello, perché per tutto quello che aveva fatto doveva essere per forza il braccio destro di Turatello, un guardiaspalle, cosa che viene da ridere. Però siccome questo l'avvocato mi ha fatto presente che dato che questo Andrea Villa non dice niente contro di te, a parte che qualcosa senz'altro la dice, come perché ho visto che Cialin ne ha fatto un mazzo di verbali, quindi se non dovesse parlare nei miei confronti con chi dovrebbe, di chi dovrebbe parlare? Di gente che non conosce. Quindi penso che qualcosa da chiarire nei confronti fra me ci sarà, immagino. No, però siccome l'avvocato mi ha detto mi sa che non c'è niente, per questo che più che altra gente, sì, che bene o male, che cosa devo dire di un pandico, di gente del genere, insomma c'ho poco da dire. Per me sono... Va bene, allora può andare. Non domande? Tornando al discorso di Melluso, se mi consente, Presidente, il signor Vallanzasca ha dichiarato che il Melluso non poteva conoscere Turatello negli anni 76-78. Se può fornire qualche ulteriore spiegazione in proposito. E un'altra domanda, se essendo il Vallanzasca amico intimo di Turatello ha esordito in questo modo, può escludere che Turatello gli abbia mai riferito di una sua conoscenza con Enzo Tortora? Se può precisarsi qualche circostanza. Turatello le ha mai detto che era amico di Enzo Tortora? Enzo Tortora posso dire per certo, ma l'elemento Enzo Tortora mi è antipatico, però dico che posso escludere per un semplice motivo, che la madre di Turatello
non so se venga mai citato in questo processo, però la madre di Turatello è una grande ammiratrice di Enzo Tortora. Siccome il Turatello aveva parecchie conoscenze a livello di, nell'ambito dello spettacolo, così propriamente, perché avendo a che fare con locali notturni, con sale da gioco, quindi c'erano molta gente dello spettacolo che aveva a che fare. Io so per certo che la madre di Turatello aveva chiesto più volte a Turatello, parlando del carcere, a livello che Turatello era già in carcere, se non aveva la possibilità, anche tramite qualche suo amico, tipo Califano, di fargli conoscere appunto Enzo Tortora. Visto che... quando Turatello è in carcere. Sì, sì, questo qua. Cioè, Turatello in carcere, perché di questa gente che chiedeva un qualche altro punto che possa testimoniare del fatto, ci sono alcune cose che terrei a dire in presenza di Melluso perché non abbia la possibilità di prepararsi le risposte, però ci sono dei fatti che sono accertabili, che, al quale Melluso non potrebbe porre rimedio in nessun caso, visto che qua avete tante lettere, nella lettera Tot si dice questo, nella lettera... Io dico che Melluso quantomeno non so se abbia mai intravisto, può essere. Fuori questo so che ha fatto qualche rapina, faceva il magnaccio, il garga. E questo lo cito, lei risponde a quella domanda. No, l'altra no. L'altra domanda. Ma scusate, non ho capito. Questa domanda Turatello, ancora. Scusate, non ho capito. Turatello gli ha detto che la mamma di Turatello voleva conoscere Enzo Tortora. Sì, esatto. È venuta di questo. Dove l'ha detto? Come? Non ho capito, veramente non ho capito io. Io però una volta Turatello, tu non sai, mamma vuole conoscere Enzo Tortora. No, a parte indipendentemente dal fatto che basterebbe guardare, io colloqui con sia con la mamma di Turatello che con la moglie di Turatello, li ho fatti assieme, anche perché sono stato 4 mesi nel carcere di Rebibbio dove mi sono sposato, dove facevo magari più di un colloquio a settimana, non si dovrebbe dire perché non rientra nella legge, quindi facevo qualche colloquio in più del dovuto, e li ho sempre fatti in compagnia con il Turatello era a colloquio, se non con la moglie e con la madre. Però siccome questo il discorso generico non è appuntato sul fatto, cioè a me sovviene questo discorso perché oggi come oggi si dice Turatello era compare con Tortora e non compare con Tortora, e allora a questo punto dico no, perché io mi ricordo, ma il Tortora perché viene implicato in questo processo mi sovviene, perché la stessa cosa io posso dire che non so, che c'era la madre di Turatello che impazziva per poter conoscere Renato Pozzetto, però Pozzetto non c'è in questo processo, mi viene in mente adesso perché ne sto parlando. Alla stessa stregua non mi è mai venuto in mente prima, o non ho pensato mai di dirlo prima perché non ce n'è mai stata l'opportunità nei confronti di Enzo Tortora. Siccome sento dire, mi ricordo perfettamente qua, penso che la madre di Turatello, tra parentesi, è un altro termine che quelli che sarebbero i giornali dovranno di potermi smentire su quello che dico. Io so per certo, primo perché l'ha detto in mia presenza, quando c'è stato ad esempio il matrimonio, qualche giorno al matrimonio, che si parlava di fare l'elenco delle persone che dovevano venire, l'elenco delle persone è stato sequestrato perché tutta questa gente non poteva partecipare, addirittura si era pensato, per megalomania, perché sono un megalomane, non ci sono problemi a dirlo, io avevo intenzione di farmi sposare, c'era stata una richiesta specifica per farsi sposare dal Papa, quindi non era una cosa... Un po' audace, però visto che questo Papa è sportivo, magari chissà mai che avesse accettato. Quindi dico, c'era questo, e c'era una lista di testimoni di 250, cioè una lista di invitati di 250 persone, e fra queste persone la madre di Turatello chiedeva che venisse messa in sottordine perché avesse dice se viene avrei l'opportunità di conoscerlo. Quindi anche, ma io da Turatello già l'avevo sentito dire prima ancora che io mi dovessi sposare, prima di preparare queste liste. Quindi questa... No, non Turatello, la madre, Turatello di Enzo Tortora proprio se ne sbatteva, nel senso che non è che avesse, non era l'elemento che aveva bisogno di conoscere, gli sarebbe interessato di più. Va bene. Quindi, scusi, Presidente, quindi riassumendo, esclude nel modo più assoluto che Turatello abbia potuto... Per quello che può valere la mia parola in quest'Aula, dico che posso escludere categoricamente che Turatello abbia mai conosciuto Enzo Tortora. Ecco, un'altra domanda, Presidente. Più che altro è una sintesi di quanto Valandasca ha già riferito. Se quindi esclude altresì che Sganderla facesse parte della banda Valandasca, se lo esclude... Ma,
sì, io escludo un discorso, risulta. Scusi, avvocato, della banda Duratello. No, se lo Sganderla, se esclude che lo Sganderla avesse mai fatto parte della banda di Vallandaschi. La sua banda. L'ho già spiegato, però se riassume questo discorso. Beh, niente, allora, ho già risposto i propositi. Come? Per essere conciso dirò, Sganzerla Roberto non ha mai fatto parte della cosiddetta, tra virgolette, banda Vallanzani. Diciamo che è stato un ragazzo che ho conosciuto, un povero sventurato, tra il quale ho anche avuto il torto di fargli avere dei soldi. L'ultima domanda, Presidente, si può precisare, Melluso negli anni 76 e 78, che tipo era, grasso, magro, robusto? No, io Melluso... Com'era soprannominato all'epoca? Ma Melluso, io l'ho sentito dire... Era progressivo nel 77. Ma io non l'ho mai visto, io Melluso me lo sono ritrovato in galera nel 78, 79, 80, non so quando l'ho conosciuto. Quando l'ha conosciuto? Nel 79-80, lui dice che ci eravamo già visti fuori, però ho la presunzione di pensare che questo qui era... Solamente non voglio più usare i termini prima, pensare una cosa, lo conoscevo prima, sa com'era. No, nel senso che lui a me personalmente ha detto, come non ti ricordi, ci siamo visti una sera per dire alla Tour Durian, che è un locale di Milano. Io non me lo ricordo, conosco il locale, non mi ricordo alla volta che lui si riferiva, perché essendo un locale di Milano mi era capitato di scendere qualche volta. Io a lui non l'ho mai, io quando mi ha detto, noi ti ricordi, non mi ricordavo. E quindi non me lo ricordavo dicendoglielo lui, non che lo dico a voi. E quindi non può dire quale fosse la sua conformazione fisica, come vuole sapere. No, io so che lui così come lo sa? Lo definiscono Gianni il Bello, ma lo leggo sui giornali, lo dice lui, è un. Vabbè, può andare, grazie. Può andare, grazie. Una domanda. Se dopo la partenza di Cutolo e dei cosiddetti Nuova Camorra organizzata dal carcere di Ascoli, lui è rimasto ugualmente al carcere di Ascoli. Se dopo la partenza di Cutolo, dopo la partenza, riassumiamo, fino a un certo periodo ad Ascoli è stato Cutolo e la Nuova Camorra organizzata, a un certo punto Cutolo e la Nuova Camorra organizzata sono stati mandati via e sono venuti quelli della cosiddetta Nuova Famiglia. Ora se lui ci può dire se è rimasto anche successivamente, se ha avuto rapporti lei è stato nel carcere, facciamo così. Presidente, devo fare pubblicamente e ringraziare l'avvocato perché me ne stavo dimenticando. L'avvocato ha voluto solamente farmelo ricordare. Cioè io tengo a precisare un'altra cosa, ecco, che dice giustamente l'avvocato, al quale l'avevo detto io evidentemente in precedenza. Quando Cutolo è stato trasferito alla Ginara e dopo tempo è stato allontanato da quel carcere, è stato mandato alla Sinara, quando è aperto questo? E tutte le altre persone che erano ristrette nella stessa sezione dove era lui, sono partite via uno o l'altro, sono state mandate altre. Tant'è vero che maresciallo direttore diceva, ma vanno via loro perché devono venire quelli della Nuova Famiglia. Chiedo scusa. Questi che sono andati via, che erano amici di Cutolo, era gente che c'era i Marco Med, appunto. Erano della... non lo so, non mi ricordo neanche Morra, che mi deve. Può dire che fossero persone della NCO, questo è quello che chiedo. Un momento, non lo sto dicendo io. Gente che io ho visto prima di tutto c'era un piano ben specificato. Da una parte c'era determinata gente, Marco Medda, prima che arrivasse Cutolo ad Ascoli Piceno, Marco Medda era in cella con me. Eravamo io, Marco Medda e Rossano Cocchis. Al che è arrivato Cutolo. Lui mi ha spiegato delle ragioni sue, personali, particolari, che riguardavano una non permanenza nel carcere, che dice, molto probabilmente da lui posso avere un aiuto. Quindi Renato, sai, io vado di là, dico, non ci sono problemi. Io a distanza di tempo gli ho pure detto che me la sono presa perché non mi è stato bene. Comunque, in ogni caso, non è che questo abbia incrinato l'amicizia che io con me. Lui se n'è andato dall'altra parte e dall'altra parte c'erano le medesime persone, c'erano tutte quelle persone che ho visto a distanza di tempo come nominati come gente che fa parte della cosiddetta NCO. Io ero nello stesso piano dove era Cutolo, ero dall'altra parte. Una cosa che accertato tramite il carcere, che fra me e Cutolo correvano rapporti non del tutto amichevoli, senza dover dire niente di più, comunque è un dato di fatto. No, e vabbè, ma non è una cosa, visto che ci avete tanti pentiti, lo devono dire questo. Che fra me e Cutolo... Ma se lei dice che i rapporti con Cutolo non erano amichevoli, è giusto che lo dica, no? Sono dati di fatto, ci sono rapporti che hanno fatto delle direzioni, che fra me e Cutolo ci sono state discussioni, che magari
si è anche arrivati ad alzare le mani, quindi non sono... In occasione che si potrebbe anche vedere la data, in un'occasione di una traduzione che mio fratello, che era in carcere da Milano per andare a Trani, si è fermato al carcere di Ascoli Piceno, perché erano i due. Uno un certo Turi Mirabella, Turi Gaetano Mirabella, che si è fermato ad Ascoli Piceno, è salito in sezione e ha detto: Renato, giù c'è tuo fratello che sta andando a Trani. I carabinieri sono andati a mangiare, si fermavano per fare la sosta. Nel frattempo, dice, lui è trattenuto qui. E quindi basterebbe vedere quando è avvenuta questa traduzione per sapere il giorno che c'è stata questa discussione. Quindi è un dato di fatto, perché è stato chiamato direttore, maresciallo per far... Ma perché la discussione? È salito questo di tuo fratello in transito? Allora... Mio fratello no, mio fratello non è salito, mio fratello è rimasto giù, appoggiato alla matricola. Per localizzare il giorno. Perché avete evitato questo? Ma diciamo che potrebbe anche non farmi piacere ricordarlo. Lei rifiuta una certa etichetta. Sì, sì, no, capisco. Rifiutando una certa etichetta. Adesso ci sta dicendo qualche motivo in più perché la rifiuta. Ma no, non è per me. Se i motivi che non vi ho detto non sono sufficienti, non c'è neanche più da discutere. Ma lei accenno un motivo, lo deve dire. No, accenno perché dico, un momento, ma non sono mica io che ve lo devo dire, non sono mica io che devo fare indagini giudiziarie. Voi avete senz'altro, perché ci sono stati fatti dei rapporti, perché a me mi è stato detto da direttore maresciallo. Dice, sappi che questo episodio rimane scritto sulla tua cartella biografica. Quindi dico, per quale motivo ve lo devo dire io? Avete carcerato pure il maresciallo, glielo chiedete. Insomma, la verità di quello che dire che più volte ha litigato con Cutolo. Io ho avuto, però non ricordo il motivo. Non ricorda il motivo delle discussioni. No, il motivo appunto era il motivo che è stata fatta una fermata al passeggio, perché si voleva obbligare praticamente con un atto di forza la direzione a farmi incontrare mio fratello. Tutto qui. Dopodiché ci sono state determinate disposizioni, dopo che gli ho detto è inutile che rimanete qua, al che mi fa come, io mi metto a disposizione per fare il casino e tu bene o male alla fine mi dici che non te ne fotteva niente. Questo è il nocciolo della discussione. E c'è stata una discussione, e non alla presenza di altri detenuti ovviamente, ma soprattutto perché noi non rientrando dal passeggio, eravamo in ritardo, non so, siamo rientrati alle 4, 4 e mezza, alle 5. Che il mio discorso era semplicemente basato su questo, ormai è inutile che facciamo casino perché questo se lo sono già riportati via i carabinieri. Quindi non è che non possiamo più obbligare i carabinieri a tornare indietro, finché era qui dico un conto. Ormai se ne andava, questo è stato il motivo della discussione. E le guardie, il maresciallo, compreso il maresciallo Guaracino che c'è qua, erano fuori dal cancello alla discussione, hanno assistito tutti quanti, detenuti e guardie. Quindi dico, questo qua è un ulteriore motivo. Insomma, se è vero che ci sono degli ordini di servizio, sono degli ordini di servizio, sono rilevabili, che non so perché, e c'è stata anche qualche battuta fatta dal direttore, dice, ma com'è, due galli in un pollaio non possono stare, Cutolo va al passeggio la mattina, solo la mattina, tu vai al passeggio solo al pomeriggio, perché in effetti era così, lui andava la mattina perché al pomeriggio aveva fatti i suoi da fare, io alla notte stavo sveglio fino alle 5 a scrivere, alla mattina non me la sentivo dire, me ne stavo a letto, andavo al pomeriggio. Comunque, quando è stato trasferito Cutolo e tutto quel gruppo? Che se ne sono andati via, e tutta... Quelle persone, diciamo facendo parte della sua CIA, sono avvenuti tutti personaggi riconosciuti per la parte avversa, cioè la nuova famiglia. Io con Cutolo non ho mai mangiato, ho mangiato invece con gente come Vollaro. Chi sono questi qui con cui ha mangiato? Gente come Vollaro, gente come Zazza, cioè questa gente, quando hanno mandato sono arrivati gli altri, adesso i nomi, io ho una memoria, comunque tutti quelli che sono arrivati contemporaneamente sono arrivati, hanno mandato via il boss da una parte, sono arrivati il boss dall'altra. Io prima salutavo gli uni, poi ho salutato gli altri. Mangiavo, oltretutto con Cutolo non ho mai mangiato, con questi invece ci sono stato a mangiare assieme. Combinazione, non mi è arrivato, ho mandato di cattura da una parte, mi è arrivato dall'altra. Vabbè. Può andare, grazie.